Amici, ma soprattutto gli amici miei colleghi, buonasera! Buonasera ragazzi, buonasera! Buonasera! Il Napoli non si ferma più! Il Napoli è in fuga! È in piedi sui pedali! È in piedi sui pedali! E se ne va! La capolista se ne va! Il Napoli se ne va! Grande partita! Contro una grande squadra che si è riposata, ha avuto tutto il tempo per preparare questa partita. Il Napoli, dopo Liverpool, dove ha fatto una grande partita, e ve lo dissi, la partita sconfitta è stata salutare, va a Bergamo e vince. Vince anche con Bergamo. L'Atalanta fa una buona partita, parte subito forte con questo lockdown, come si chiama? Però oggi il Napoli tiene palle, tiene palle, tiene palle, tiene le palle e ribalta pareggio subito con questo grandissimo Osimhen che veramente è ritornato e si è preso la palma di grandissimo veramente attaccante, fondamentale e subito pareggio e poi va a raddoppio con, mi sfugge il nome con chi ha segnato. Comunque, dopo sempre che Osimhen vince questo duello con Demiral, va sul fondo, mette a centro e la palla poi il giocatore del Napoli, che mi sfugge il nome, va a segnare il 2-1. L'Atalanta poi reagisce con una traversa nel secondo tempo, però, ripeto, il Napoli merita, merita. Ma ci sono due giocatori, anche tre, attenzione, tre giocatori che oggi hanno fatto grandissime cose, ma soprattutto due che hanno giocato anche di più e sono Laporta e Angusia, giocatori straordinari, fisicamente straordinari. Questo Lobotka che è alto quanto me, è alto quanto me, ma mostruoso, mostruoso, veramente mostruoso. Gestisce la palla bene, lancia, si davanti alla difesa, in tutte le posizioni del campo, veramente un grande giocatore. E questo Angusia che fisicamente è un animale, è veramente. E poi è entrato anche, se non male, se non sbaglio, Ndombele, sì, che anche lui ha fatto la sua parte. Ripeto, il Napoli c'è, ha una squadra forte, ha una squadra veramente che sa quello che deve fare, si vedono le triangolazioni, si vede tutto quello che concerne veramente una grande squadra. Quindi merita, merita veramente la palma di migliore squadra in Serie A e ripeto, non si fanno 15 punti e io ho sbagliato, scusate, è stato un mio errore. Nel video post Liverpool ho detto che il Napoli si era qualificato come seconda. Chiedo scusa ai napoletani, ma si è qualificata Rio per la differenza. Non si fanno 15 punti, non si vince un girone contro il Liverpool e quelle altre squadre, Ajax e compagnia bella, in quella maniera, se non sei veramente una grande squadra. Oggi il Napoli è una grande squadra. Quindi, onore al merito, onore a Spalletti. Per quanto riguarda la Juventus, pochissime parole sulla dichiarazione, sulla conferenza stampa di quella specie di persona. Non è decisivo domani. Ok, il Napoli fugge, il Napoli scappa, il Napoli se ne va. E per lui non è decisiva. E per lui non è decisiva. Vero? Per lui non è decisiva. Quando saremo meno 50 sarà decisiva. Non parlo più, non parlo più. Vi voglio bene. Ma siete incazzati? Fino alla fine. Forza Juve!